Allora ci troviamo al Palazzo dei Principi con Marco Perino, scrittore che è la prima volta che presenta i suoi due libri nel suo paese a Masserano. Eh sì, è tanto tempo che non vengo qua nel paese che un po' ha ispirato parecchie storie di piccoli sogni, soprattutto del primo libro, un paese a cui devo molto per le esperienze soprattutto giovanili, è un paese in cui torno con un po' di emozione, un po' tanta direi, perché tante persone non le conosco più e tante persone le riconosco con 30 anni di vita in più, quindi è una storia. Due libri, Piccoli Sogni e Se la pecora nera fossi io, due libri di cosa parlano? Piccoli Sogni racconta fondamentalmente il decidere di cambiare vita completamente seguendo soltanto i propri istinti, i propri sogni e fregandosene di quello che dice la gente, di quelli che sono gli stereotipi di una vita normale e della vita che ho deciso di affrontare 5 anni fa mollando delle certezze per buttarmi un po' nel buio. Mentre La pecora nera non parla di me, ma parla di persone che sono state condannate dal pregiudizio, che hanno deciso di vivere esperienze molto difficili da non giudicare e l'ho scritta dal loro punto di vista. Quindi è un libro anti-pregiudizio. Era, vi ringrazio per aver scelto questa nostra bellissima location che per il Polo Museale Masseranese è sempre un onore, perché è far cultura, che non è solo aprire le nostre bellissime sale barocche del Palazzo dei Principi alla domenica dalle 14.30 alle 18 o anche in settimana per visite di gite scolastiche o gruppi, ma è anche far cultura come questa sera, presentare libri di pubblicazione benvenga di un masseranese, perché fa parte anche dell'ambito culturale in cui a volte apriamo il Palazzo dei Principi appunto per occasioni come concerti, presentazioni di libri e altre cose di vario genere. Tanti sono le pagine di storia di molti paesi piemontesi, tanti paesi hanno una ricchezza monumentale, anche maggiore rispetto a quella di Masserano. Ciò che differenzia Masserano da questi altri paesi è che Masserano, bene o male, è stata una capitale. Capitale, sì, di un principato, che appunto l'obiettivo del Polo Museale Masseranese è questo, promuovere il più possibile quello che fu il principato di Masserano, e infatti si pone l'obiettivo nel territorio biellese di non essere il classico tradizionale museo come possono essere gli altri edifici con esposizioni di quadri o sculture, ma bensì un vessillo in territorio biellese che sappia distinguersi in modo che possa rivaleggiare con quelle che sono le regge del Piemonte occidentale, e noi poter diventare un vessillo domani del Piemonte orientale con la reggia dei Principi e gli altri siti del polo, che sono la chiesa collegiata, la chiesa di Sant'Onesto e la chiesa di Santo Spirito. Ecco, a proposito, chiesa di Sant'Onesto, il cui esemplare, l'altare ligneo del Terebindo o Tiberino di Arona, è proprio ospitato e visitabile all'interno delle sale del Palazzo dei Principi, una ciliegina sulla torta. Sì, una, io mi permetto di aggiungere, una delle tante ciliegine sulla torta che abbiamo al Palazzo dei Principi. Infatti l'ancona lignea di Bartolomeo Tiberino di Arona, che si trova esposto nella prima sala insieme alle statue, lignee che provengono sempre dalla chiesa di Sant'Onesto, abbiamo un gioiello pregevole come la location di questa sera, che è la lunga galleria del Palazzo dei Principi, che voleva essere un modello che rivaleggiasse con le grandi gallerie presenti presso i Savoia nei loro palazzi. Pensiamo solo al Castello del Valentino, che è un gioiello dei Savoia del 600, luoghi come questo tutto in stucco, e la nostra galleria voleva, secondo i committenti, proprio rivaleggiare con quella che in origine c'era appunto al Castello del Valentino. In Piccoli Sogni si parla molto di Masserano, che ci ospita questa sera, tangenzialmente però anche nel secondo libro. Ha importanza essere cresciuto male, come definisci tu, in un piccolo paese come Masserano? Ha importanza essere cresciuto in un non paese, che è San Giacomo di Masserano, una frazione distante 4 chilometri, dove non c'erano servizi e dove per crescere dovevi veramente fare la guerra. E confrontarsi con un paese come Masserano, che è piccolissimo, fa forse meno di 3.000 abitanti, per noi era già gigantesco,
ci ha fatto tirare su le maniche e ci ha permesso di fin da piccoli essere dei guerrieri e costruirci il nostro campetto da calcio, il fare quello che dovevano fare i grandi. I politici di allora non sono quelli di adesso, quindi non c'è nessun condanna attuale a chi gestisce il paese, ma è stato un buon terreno su cui lavorare per diventare adulti, forse un po' prima.